Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Sto tornando dal parrucchiere, quindi mi vedete i capelli ancora perfetti. E fra l'altro, ragazzi, una tecnica fighérrima che mi hanno fatto. Allora, praticamente per dare un po' di volume, so che non c'entra un picchio con ciò che staremo per vedere, però se non ve lo faccio vedere oggi, non so quando ve lo farò vedere, anche perché questo parrucchiere dista quasi 36-40 km da dove vivo, quindi per me non è consuetudine andarci. Allora, oltre al taglio, abbiamo fatto questa frangia molto lunga. Gli ho detto che la mia problematica era appunto il volume, perché ho capelli molto molto lisci, in più qua tendono ad appiattirsi, e mi ha fatto una piega fighissima. Praticamente qua mi ha preso alcune ciocche e ha fatto dei mini frisé. Non immaginatevi il classico frisé anni 80 così, ma dei micro frisé, me li ha fatti tutta questa bordatura. E infatti qua, cioè vedete, questa è la testa, però i capelli proprio rimangono pomposi, bellissimi. E non lo so, pensavo fosse carino dirlo, perché comunque ci sono sicuramente delle persone che hanno il capello tipo il mio, che tende ad appiattirsi e ne hai voglia di stare a asciugarti i capelli a testa in giù, fonarli. Raga, in un attimo praticamente, vediamo se riesco a trovarne uno. Qua, chissà se si vedrà mai in camera. Qua praticamente ha creato dei frisé, li ha cotonati ma uno, due, non di più. E poi i capelli che poggiava sopra avevano subito un volume veramente bellissimo. Quindi, per una volta che ho i capelli appena appena usciti dal parrucchiere, concedetemelo che parliamo 3 secondi di piega e poi non mi sono neanche piastrare tutto quanto. Mi avete visto, io comunque non uso molto il ferro, non uso molto la piastra, comunque i capelli già liscivimi, io cerco anche di non stressarli con il calore. Infatti io non ho doppie punte. Vabbè, io non è che vada dal parrucchiere così spesso, però quando vado ci tenevo giusto a dirvi questo piccolo trucchetto perché secondo me è una bomba. Comunque, oggi vediamo i top 5 sotto i 5 € del mese di aprile. Sto cercando di mantenere il proposito di farvi almeno un video al mese. E vedremo se riuscirò per maggio-giugno perché si avvicina il periodo degli esami. Ma prima di iniziare, se questo video vi piacerà, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Mi raccomando, non dimenticate di attivare la campanellina così avrete una notifica ogni volta che uscirà un nuovo video. Direi che possiamo iniziare. Allora, primo prodotto che in realtà è sopra i 5 € di ben 19 centesimi, quindi io ce l'ho messo, è questa novità. Un correttore in gocce di Catrice, One Drop Coverage Weightless Concealer, Full Coverage with Hyaluron Sweatproof. Quindi in teoria dovrebbe resistere anche al sudore o comunque essere waterproof. Allora, di questo esistono, se non erro, 4 colori, o 3 o 4 colori, adesso non ricordo. Io ho preso 005, il Light Natural. Questo qui. Allora, anzitutto la boccetta è di vetro e infatti qua mi si è già rotta, ma era palese. Mi ricorda tantissimo il correttore di MAC che hanno fatto in questo stesso modo col contagocce. Sia la durata, la texture. L'unica cosa che cambia, come vi ho detto, è il prezzo, perché questo costa 5,19 euro, ma è una bomba. L'ho comprato da circa una settimana, ma è veramente qualcosa di pazzesco. Ve lo faccio vedere. Allora, con una goccina, guardate che coprenza ha con una goccina. Ecco, così si vede la differenza. Inoltre mi piace un sacco l'effetto sul contorno occhi perché è proprio bello piallato, non si va a infilare nelle rughette. Essendo una texture acquosa e leggero, proprio non fa strato, è estremamente leggero. Durata ottima, non mi ha neanche segnato sì, il correttore, non mi ha neanche segnato il contorno occhi né si è infilato nelle pieghette. E vi dico che fino a sera l'unica cosa che si vedeva era che magari la cipria stava un po' segnando. Voglio provarlo anche senza cipria, perché fra l'altro è già asciutto. Voglio fare un tentativo. Sapete che io tutti, ma proprio tutti i correttori li vado a fissare, ma con questo sicuramente farò un'eccezione perché mi strapiace. Lo vedete indossato anche oggi, da quando l'ho comprato sto usando solo lui.
Fra l'altro contiene all'interno 7 ml di prodotto, che in realtà, se ci pensate, non è tantissimo, però ci sono anche correttori da 3-4 ml, con un prezzo sicuramente molto molto superiore. E se non erro, il Pro Longwear sono 9 ml, quindi questo è 7. Non è male per il prezzo che ha e per l'effetto che crea. Secondo me l'unica pecca è il becco in vetro, perché ripeto, a me tende a cadere, sono un po' maldestra, però la pipetta col contagocce mi piace un sacco e non è neanche male come correttore sulle imperfezioni del viso. L'ho usato anche comunque sul viso come correttore appunto delle imperfezioni, perché col ciclo, non so, mi è esploso la qualunque sul viso. È veramente potere coprente assurdo, ma mi piace anche perché proprio dà questo effetto naturale. E infatti ultimamente, da quando lo sto usando, non sto più mettendo fondotinta. Oggi l'ho messo, la verità, però tipo stamattina ero senza fondotinta, idem ieri, avanti, perché comunque dà una copertura talmente leggera che siccome basta qualche goccina in più si può totalmente sostituire al fondotinta. Secondo prodotto sotto i 5 euro è un prodotto sempre per la base e l'avete già visto nel video Mi trucco solo con Essence, ve lo lascio qui per chi non l'ha ancora visto. Ed è questa povera terra che ovviamente capita nelle mie mani, io faccio cadere tutto, la Luminous Matte. Ripeto, nonostante il pack cheap, raga, a me si è rotta la confezione, non la terra. Comunque, questa è la terra, è un bronzer di due tonalità, diciamo questo è un pelo più chiaro e quella più esterna è un pelino più scura. Come notate, l'effetto sì è luminoso, ma è un luminoso senza... Sto ciuffo mi sta già iniziando a rompere le balle. Comunque, dicevo, è un luminoso senza pagliuzze, quindi io la trovo perfetta come terra da bronzing / contouring, perché non è eccessivamente calda, si sfuma benissimo, mi piace proprio perché in un attimo si crea subito lo stacco, o meglio, si crea lo stacco tranquillamente proprio per dare la shape comunque del contouring, non fa macchia, non si va a sbiadire e ripeto, si sfuma in un attimo. Questa, se non erro, costa sui 3,99€, veramente una bomba. È che io tardo a volte a usare i prodotti, perché questa l'ho comprata alla fine dell'estate, quindi tipo settembre-ottobre, e la sto usando adesso perché ogni volta dico vabbè dai, devo fare la foto, perché poi come vedo queste trame io dico sempre ah, devo fare le foto, alla fine il pack l'ho rotto, foto non le ho fatte e quindi ho iniziato comunque a usarla. Terzo prodotto make up per questo video ed è un prodotto labbra sotto i 5€. A volte sembra difficile trovare un prodotto labbra valido e performante, ma questi rossetti sicuramente non vi sono nuovi. Su Instagram, fra l'altro, li trovate già tutti e tre swatchati. Se non mi seguite su Instagram, vi lascio qua il nome del mio profilo. E vi sto parlando dei rossetti liquidi di Astra. Questi, se non erro, costano a prezzo pieno 4,90€, ma molto molto spesso li trovo scontati a 3,50€, addirittura 2,90€. E io a Sassari li vado ad acquistare, oltre che spesso li ho visti comunque Astra, l'ho sempre trovata nei negozi cinesi, questo è il motivo per cui mi ha sempre frenato un po' l'acquisto, invece Astra è un brand italiano. Adesso c'è anche lo shop online e io nella mia città lo trovo da Upim in Viale Italia. E io ho tre colorazioni, fra l'altro c'è stata anche una riformulazione del pack, perché questo è il pack vecchio e questo è quello nuovo, perché si chiamano Hypnotize Liquid Lipstick. Questo è stato il primissimo che ho comprato e per non mostrarveli adesso, perché so che la mia videocamera tende ad alterare tanto i colori, vi lascio le foto di ognuno, le stesse foto le trovate su Instagram. Allora, questo è, ve lo lascio qui magari, questo è il numero 1, che è un marroncino con un po' di grigio spettacolare. Io questo d'estate ho notato che come sono un po' più abbronzata tendo a scurirlo molto, invece d'inverno è un beige veramente spettacolare. L'altro invece è il numero 3 ed è questa sorta di fucsia caldo, non è un fucsia freddo, è tipo un color mora. Veramente, veramente bellissimo. In realtà mi pento di non usarlo così tanto come vorrei, però veramente stupendo. Questo invece è il numero 13
Lo vedete anche indossato in questo momento, e come hanno riformulato il pack, quindi adesso vedete è così, hanno aggiunto anche i nomi, quindi questo si chiama Gossip Girl ed è, come dicevo, quello indossato. È una sorta di rosso mattone, un po' marsala, portabilissimo. Ma la cosa che più adoro di questi rossetti è anzitutto la texture, perché sono cremosi, non sono liquidi, quindi basta una passata. Io neanche vado a rintingere il pennellino, perché con una passata riesco a fare tranquillamente tutte le labbra e ce n'è anche d'avanzo. Texture molto elastica, non secca, non segno, perlomeno se secca, secca dopo tante tante ore. E in più non trasferisce, veramente un rossetto fantastico. Mi spiace, ripeto, non avervene parlato prima in uno di questi video, perché per parecchi mesi mi sono fermata, ma adesso siamo tornate più cariche che mai. E quindi i rossetti liquidi di Astra, veramente dategli una possibilità. Se non sbaglio sono tipo 15-16 referenze di colore, ma io le prenderei tutte. C'è un rosso che mi ispira molto, mi ispira anche il numero 15, che è sempre un nude un po' più chiaro, un po' più rosato. Forse per me le avrei già acquistate tutte. Potrei restare tutto il giorno così? Vi capita mai quando uscite dal parrucchiere che avete i capelli super lavorati, con la piega, la piastra, tutte le robe che fanno? Io potrei stare tutto il giorno così, per sentire qua dietro i capelli che si muovono. Passiamo invece ai prodotti skincare. Allora, in realtà questo ce l'ho forse un anno. Sembra un prodotto nuovo, ma vi assicuro che quando riesco a essere costante lo utilizzo tutti i giorni, anzi tutte le notti. Sto parlando dell'olio per cuticole di Essence. Questo è quello con olio di argano, perché se non erro c'è l'altro col tappo arancione con olio di albicocca, adesso non ricordo. Comunque vi dicevo, vedete, sembra che ce ne sia, cioè no, sembra ce ne sia, ce n'è tantissimo, sembra integra la confezione, ma vi assicuro che l'ho usato veramente tanto. È fatto in questo modo, con un classico pennellino da smalto, a parte la profumazione che è buonissima. Io nel momento in cui lo utilizzavo tutte le notti, vi assicuro che non avevo le cuticole secche, che non avevo pellicine di alcun tipo, e anche all'epoca, quando ancora andavo a fare il semipermanente, l'estetista mi diceva si vede che stai proprio curando bene le unghie, o comunque le cuticole. Io in realtà questo lo tengo nel comodino, proprio per avere tutta... Ci sono alcune cose che proprio tengo nel comodino e me le lascio la notte, come la crema mani, l'olio per cuticole. Bisognerebbe essere un pelino più costanti, perché la verità, metterlo e massaggiarlo 3 secondi non ci vuole nulla, solo che a volte mi dimentico. Come tutti, anch'io posso essere un po' pigra ogni tanto. Però veramente questo mi è piaciuto un saccaccio. C'è un altro olio per cuticole che ho provato in questi mesi e ve ne parlerò a breve, magari ve lo metto nel prossimo video di top 5 sotto 5 euro, perché se non erro l'ho pagato 80 centesimi, ma veramente questo ottimo, ripeto, una profumazione buonissima che permane. Magari quando sto per addormentarmi sento ancora questa profumazione di argan che mi piace un sacco. E ultimo per questo video di oggi, questo, lo so, lo conoscete tutte, io sono a più o meno metà della confezione. E anche qui mi tocca ripetermi, ero straconvinta di avervene già parlato, perché questo è uno scrub viso strafamoso, irreperibile ovunque, di Geomar, e lo trovate già recensito, vi lascio giù nell'info box il link per la recensione che vi ho scritto sul mio blog. E ripeto, ero straconvinta di avervene già parlato, proprio un rincoglionimento indescrivibile. Comunque è uno scrub super delicato, che più che scrub, a mio avviso è un gommage, perché, e penso si veda, è formato da una crema molto idratante con questi piccoli puntini fucsia. E lo scrub, per quello che io ho studiato, è tutto granuli, con una sorta di gel al suo interno. Invece il gommage è una cosa molto più nutriente, molto più idratante, perché è fatto di crema con qualche granulo. Quindi secondo me questo è un gommage, perlomeno per quello che ho studiato io. Ripeto, come da poco si parlava di struccaggio di pelli miste con olio, e molti mi avete detto ma guarda che non è così, a me piace il confronto, quindi se voi mi date la vostra opinione sono super contenta, sempre ovviamente nei limiti dell'educazione, io sono veramente la persona più felice del mondo. Comunque questo secondo me, ripeto, è un gommage,
ma mi piace un botto. Costa tipo 3-4 euro, mi sta durando un po', perché comunque quando uso il clarissone, diciamo, mi dimentico di fare spesso lo scrub. E invece va fatto almeno 2 volte a settimana, ma con questa avete un'esfoliazione meccanica molto delicata, non arrossisce la pelle, non va ad irritarla, è proprio una coccola. E fra l'altro ricordiamoci che Geomar è molto attento per quanto riguarda l'INCI, infatti questo prodotto contiene il 95% di ingredienti di origine naturale, senza parabeni, siliconi, oli minerali e profuma senza allergeni. Come ingrediente ha questa pomice bianca e fiore bio di Altea, ma veramente un prodotto fantastico. Questo lo trovate da Conad, da Acqua e Sapone, da Saponi Profumi, lo trovate allo Shan, comunque Geomar è reperibile veramente ovunque. Quindi questo straconsigliato, proprio a occhi chiusi, anche per le peli più delicate, peli con dermatiti come la mia, veramente adatto ad ogni tipo o ogni tipologia di pelle. Bene, anche per questo video è tutto, spero che lo apprezzate come avete apprezzato gli altri, e fra l'altro vi ringrazio perché mi fa sempre un sacco piacere vedere che magari i video vengono visti, vengono commentati, che mi lasciate un like, veramente è il supporto di cui ho bisogno per andare avanti, quindi vi ringrazio un sacco e spero che anche questo video riesca a piacervi come gli altri. Io vi saluto, vi mando un bacio gigante, ci vediamo nel prossimo video.